Dalla commedia alla realtà più drammatica. È passato qualche anno da quando il comico Volodymyr Zelensky interpretava un professore che diventava presidente. La storia dimostra che è andato oltre alla vera presidenza. Oggi è il simbolo della resistenza contro l'invasione delle truppe di Putin, l'immagine di un capo di Stato che ha in mano le sorti future dell'Ucraina. Gli eventi di questi giorni hanno stravolto tutto. Ha tolto giacca e cravatta e ha indossato la mimetica, trovandosi ad affrontare la più grave minaccia all'integrità e alla sicurezza del suo paese. Decine di morti. Ecco il prezzo della libertà. Credetemi, nonostante tutte le grandi città del nostro paese siano bloccate, nessuno può violare il nostro paese e la nostra libertà. Messo alle strette dall'avanzata russa, ha fatto una scelta che in qualunque caso rappresenterà una svolta nella sua vita. Non è fuggito, ma è rimasto accanto al suo popolo. Un presidente in trincea che invita tutti a resistere, che chiede aiuto, che diffonde video a ritmo incessante. È diventata insieme alla sua famiglia l'obiettivo numero uno dei russi. Lui, due figli, la moglie Olena, sposata nel 2003. Quest'ultimi sono nascosti in un rifugio da qualche parte, ma sempre nel loro paese. Hanno scelto tutti di restare, nonostante la paura, le minacce di morte, il pericolo costante di un attentato. Una first lady da copertina, Olena, laureata in architettura, scrittrice per la compagnia di commedie che ha reso il marito una star della TV. Inizialmente si era opposta alla candidatura a premier, ma poi si è dimostrata la più forte sostenitrice del presidente nella quotidianità, come ora, nel momento più duro dei combattimenti. Ukraine is now. Anche lei, come il marito, dal suo profilo Instagram sta mostrando al mondo cosa accade nel paese. Non avrò panico né lacrime, ha scritto. Sarò calma, i miei figli mi guardano. Sarò accanto a loro e con voi, il popolo ucraino.